posti a fianco degli organizzatori. Dopo anni abbiamo riportato ancora qua a Mantova città il classico circuito del tè, abbiamo portato una gara delle categorie dei giovani esordienti del primo e secondo anno. Per noi, credo, come federazione ciclistica provinciale è un vanto, perché così abbiamo fatto un progetto assieme al comune che molto probabilmente verrà anche per l'anno prossimo, verrà ancora fatta una manifestazione di questo genere. Non sappiamo neanche ancora se riportare ancora gli esordienti o andare su di categoria, però insomma, visto l'entusiasmo anche dall'amministrazione, porteremo ancora la corsa qua sul classico circuito del tè, che da qui sono passati tanti campioni negli anni addietro. Addirittura negli anni addietro si correva qui sulla pista che abbiamo qua vicino, la pista dei cavalli, ha corso anche Coppi, Bartali, corso Guerra, hanno corso tanti. Per noi è un vanto, perché questo è il ciclismo dei giovani, è il futuro, e speriamo che da questa manifestazione salti fuori qualche campioncino. È un circuito storico, nel passato ha visto sempre diverse gare, diversi campioni, e quindi ci è piaciuta l'idea e ne abbiamo parlato insieme ad Armanini, che è il presidente provinciale del ciclismo mantovano, e siamo riusciti ad organizzare questa cosa qui grazie soprattutto alla sua passione, alla sua organizzazione, e abbiamo deciso di partire con la categoria dei giovani, gli esordienti, proprio per vedere, per capire anche che futuro c'è per questi ragazzi, se la passione che li porta, e vedo che c'è insomma tanta gente e tanto seguito. Questa gara si disputa in due gare separate, uno con gli esordienti del primo anno e poi che faranno 15 giri pari a 30 km, a cui seguirà subito dopo la gara degli esordienti del secondo anno, che faranno invece 20 giri, dunque 40 km. Questa qui sarà valida anche, questa gara sarà valida anche come campionato provinciale di Mantova, per cui il primo ragazzo mantovano che arriva al traguardo sarà premiato con la maglia di campione provinciale. In bocca al lupo ragazzi, sono 20 giri che devono completare la seconda parte del Gran Premio Città di Mantova, Trofeo di Arco Guerra. È stata una gara bella, sembrava lunghissima perché era moltissimi giri, è stata impegnativa perché andavamo abbastanza veloci, e mi sono divertito molto, sono riuscito ad arrivare nei primi 10, però sono contento di questa gara. Io corro da 5 anni, mai, mi piacerebbe continuare finché, però ancora mi piacerebbe continuare. Sarnico. È stata dura, però sono riuscito a rimanere lì e a fare la volata. Poi ho fatto la volata e sono arrivato nel gruppo. Ho iniziato da G1, ero giovanissimi, e mi diverto e continuo a correre. Sono contento di averla presa, mi fa piacere aver potuto indossarla. Allora, ecco il presidente provinciale Paolo Armanini, che fa indossare la maglia di campione provinciale all'Andrea Morelli del Milcio Chiese.